Buongiorno. Che ciao, si sta Leonora. Preparando alla sua nuova sfida, quella di Estate in Diretta. Partirete lunedì, ma ne parleremo fra poco. Senti Beppe, perché poi hai lanciato programma, no? Appunto nei vari contenitori di Rai 1. Io oggi ci tenevo ad averti qui anche perché tu ci hai accompagnato un po' in questa stagione invernale come ospite e volevo parlare un po' di te. Volevo parlare un po' della tua storia, un po' anche della tua famiglia e del tuo passato, di quando eri piccolo, di quando ancora chissà, magari sognavi di fare l'attore o di fare televisione. Immagini, guardate. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà guarire poi. Hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso. E sono partito così. Sai, meraviglioso perché è una canzone che è un inno alla vita, è la colonna sonora della mia vita, nella versione di Giuliano che è un amico, è un grande perché artista. Perché queste lacrime, Beppe? Perché rivedo in queste immagini tutte le persone che amo, la vita vera, le persone che sono state accanto ogni giorno nella mia vita, anche se io sono andato via dalla Puglia a 18 anni e quindi manco da 30 anni da casa mia, ed è difficile vivere una vita, 30 anni sono tantissimi, senza le persone che ami e che vorresti accanto ogni giorno della tua vita, per vivere con loro ogni momento bello e ogni momento brutto soprattutto. E sono, ecco, mia madre è la mia vita, sai, ho perso papà a 17 anni per un tumore ai polmoni e mamma è stata una madre e un padre straordinari. È riuscita ad essere da donna e da mamma, come tutte le mamme, una persona attenta, una persona che ha voluto sempre il bene dei suoi figli e ha fatto sì che le loro scelte fossero solo esclusivamente loro. Ha sempre accettato tutto di quello che io ho fatto nella vita e io l'amo profondamente perché non avrei potuto desiderare una madre migliore di lei. La tua mamma qual è? Perché io vedo un sacco mamma, di foto. Se mamma è lei le al fermiamo centro. Mamma è lei. Lei al lei, centro. Che ci sta sicuramente seguendo. Mamma, ti ripeto un'altra volta, posso essere banale, ma ti voglio bene. Bisogna dire ai propri genitori, ti voglio bene papà, ti voglio bene mamma, perché un giorno non avremo più l'opportunità di farlo. Come si chiama? Mi fermate? Mamma si chiama Grazia. Ti chiedo per favore. Allora, se riusciamo. E poi ci sono le mie sorelle, c'è Maria e c'è allora, Anna. Allora, questa è la tua mamma. Questa è mamma. Questa è la tua mamma, che si chiama? Grazia. Che e compie, che ti sta guardando. Sì, sì, e sì. E che compie? 82 anni tra poco. Oh. Ed è stata, quando doveva compiere 80 anni, era una gioia così immensa. Gli ho fatto una festa straordinaria perché sembrava un passo enorme riuscire ad avere
la mamma fino alla mia età, perché io ho 47 anni, ho perso papà così giovane che non speravo di avere la mamma invece fino ancora. Invece tuo papà? Papà Donato è morto quando io avevo quasi 18 anni, eccolo qua in questa foto. E papà, insomma, ha subito come tanti dei nostri amici che ci ascoltano questo male che l'ha portato via. Ma sai, papà era un uomo allegro, un omone che in questi 7 mesi da più di 100 kg è diventato un uomo di 50 kg, un uomo che aveva una metastasi sul viso sanguinante, mamma l'ha curato 24 ore su 24 ore perché aveva bisogno di lei. E poi la cosa che mi colpiva in quei giorni lì è che arrivavano dei medici volontari che ogni giorno venivano ad accudirlo, non solo medicalmente ma anche moralmente, e lo facevano gratuitamente, e loro per me erano degli angeli. E questo è poi il motivo per il quale io mi sono dedicato al prossimo e ho speso una parte della mia vita nelle missioni umanitarie. Sai, papà oggi, in ogni momento difficile, c'è sempre. È un po' quell'angelo custode che ti veglia dall'alto. Non c'è materialmente, ma c'è spiritualmente. Non li perderemo mai i nostri cari. Loro ci saranno sempre. Quando io vado a Martina Franca, vado tutte le volte a trovarlo al cimitero. Ed è bellissimo poter parlare con lui in quel luogo, come in ogni luogo dove io sono nel mondo. Sai, la commemorazione dei defunti è fondamentale e bisogna ricordarli, onorarli, amarli. Allora, noi lasciamo questa foto, in questo momento è una foto che racconta la storia del vostro grande amore, la storia che racconta di te, e ti dedichiamo a questo momento perché questa è un po' una condivisione insieme dei cassetti dei ricordi. Apriamo questo cassetto e insieme a te, insieme al nostro pubblico, ascoltiamo le tue emozioni e la forza dei ricordi. Questa tra l'altro è una canzone di Domenico Modugno, che è un grandissimo artista pugliese. Io l'amo questa canzone. Poi riproposta naturalmente da Giuliano De Negramaro. Se tu oggi volessi dire qualcosa a tuo padre, che magari ti sta ascoltando dal cielo, che cosa gli diresti? Che cosa gli confesseresti? Ma innanzitutto gli farei una domanda: se è fiero del figlio. Se è fiero di questo percorso che il figlio ha fatto per questi anni, dove ha sentito la sua mancanza, dove ha sentito la mancanza dell'uomo di casa, e soprattutto se è sentito il figlio, cioè io, di essere l'uomo di casa, se sono stato bravo ad essere l'uomo di casa che lui avrebbe voluto che io fossi, perché chiaramente poi quando papà è morto io ho dovuto... Tu pensi di esserlo stato, di essere stato all'altezza? Senti, io mi sono molto dedicato... Di essere stato come lui, bravo come lui? Io mi sono molto dedicato alla mia famiglia, ho cercato di lavorare oltre che studiare e mantenere mia madre, le mie sorelle, tutti coloro che sono venuti poi dopo, no? Naturalmente... Ti dovessi dare un voto... Non è facile darsi un voto perché tocca agli altri giudicare, però penso che stia restituendo a mia madre tutto quello che lei ha donato a me e ai suoi figli. Penso che sto facendo quello che un figlio deve fare, dare indietro tanto amore e tanti sacrifici e tante lotte che lei con mio padre hanno fatto per rendere Beppe l'uomo che è oggi. Grazie Beppe. Senti Beppe, ti faccio un in bocca al lupo davvero per questo
nuovo passo professionale, estate in diretta. Vi aspetto, lunedì. La vita in diretta estate dal lunedì alle 16.50 su Rai 1, tutti i giorni con Lisa Marzoli, naturalmente siamo lì che vi faremo compagnia per tutta l'estate. Voglio essere proprio il fratello, l'amico, il cugino, il nipote di tutte le italiane all'ascolto. Parleremo di cronaca, di attualità, ma parleremo anche di tradizioni, usi e costumi, d'estate, di mare, grazie. Monti. Grazie, Beppe Convertini.